Ho indagato tutta la vita per chiarire certe sequenze di come è facile scappare perché quella porta era aperta. Perché mia nonna mi ha detto perché devi ricordare. Lei è morta nel 1950, io sono ancora lì, sto sempre a ricordare. Emilio aveva solo 11 anni, il 4 luglio del 1944, quando gli ufficiali della divisione Hermann Göring uccisero suo padre insieme ad altri 191 civili. Una delle stragi nazifasciste più efferate della storia italiana, le vittime tra i 14 e gli 85 anni vennero rastrellate, uccise a colpi di mitragliatrice e bruciate nei paesi di Meleto, Castelnuovo, Massa Sabbioni, San Martino e Le Matole. La mia mamma aprì la porta, io ero dietro a lei, vedevo il rumore in questo tedesco, sentì il rumore della porta, ci guardò. Uscì la mia mamma, poi uscì io, poi mio fratello, poi quando uscì mio babbo, su gli fece come dire, e noi rausse, via. E quando io arrivavo un po' più giù, si guardò me e ci disse arrivederci, e non l'ho rivisto più. Fu proprio la nonna a portare Emilio sul luogo della strage, un'immagine rimasta impressa nella sua mente, ancora oggi nitida, ancora oggi testimone di una memoria che non si spegne. Tu sei il figlio maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. Quando arrivò lì, poi anche lei, tutto il suo raggio finì. Vedi le forme di un corpo nudo, però vestito di nero, insomma, perché erano i panni bruciati addosso. E a distanza di 80 anni, ancora le guerre, ancora la distruzione, ancora la morte di civili inermi. I discorsi mi verrebbe anche da... meglio stai a zitto, non ne parli nemmeno, perché sento fare certe affermazioni a più volte che chi non ha subito queste cose non ne può capire la pazzia che è la guerra. Quella è una pazzia, la guerra. È inutile, e quelli hanno ragione, hanno torto.